Bentornati a Giurisi, il diritto in maniera semplice. Abbiamo approfittato di un bel fine settimana di sole per recarci in visita a Napoli e tra le tente mete abbiamo fatto tappa al Palazzo Reale. Nel camminare poi ci siamo resi conto che, a differenza di altre capitali o ex capitali europee ottocentesche, a Napoli manca un palazzo dedicato o che ha ospitato un Parlamento. E allora, tra Sala del Trono, stanze dei re e bellezze varie, ci siamo chiesti: ma com'era strutturato da un punto di vista costituzionale il Regno delle Due Sicilie? Se siete curiosi di conoscere la risposta, non vi rimane altro che rimanere sintonizzati su questo canale anche subito dopo la sigla. A più tardi! Per capire il funzionamento costituzionale del Regno delle Due Sicilie dobbiamo però prima fare un excursus storico partendo dalle origini di questo regno, creato da Ferdinando di Borbone nel 1816 all'indomani del Congresso di Vienna del 1815, che aveva dato avvio alla restaurazione dopo il dominio napoleonico. Infatti, fino al 1816 il Sud Italia era formalmente suddiviso in due regni sovrani e distinti. Da un lato c'era il Regno di Sicilia, sull'isola di Sicilia appunto, e dall'altro c'era il Regno di Sicilia Citeriore o Citra Farum, ossia il Regno di Napoli. Questi due regni in realtà sono stati per secoli governati da un unico monarca in cosiddetta unione personale delle corone, ossia entrambe le corone facevano riferimento alla stessa persona, quindi allo stesso re. Ma è sempre stato così? Andiamo con ordine. Escluse le brevi parentesi asburgico-austriache e murattiane, il Sud Italia ha visto succedersi sul territorio ben cinque importanti dinastie: la dinastia normanna, la dinastia sveva, la dinastia angioina per il solo continente e la dinastia aragonese e poi spagnola, prima per la Sicilia e poi per l'intero continente, e infine i Borboni di Napoli. In ordine temporale, il regno più antico è proprio quello di Sicilia con capitale Palermo. Nato nel 1130 per opera di Ruggero II d'Altavilla della dinastia normanna, che riunì sotto l'unica corona di Sicilia tutti i suoi possedimenti del Sud Italia e quindi il Ducato di Puglia e Calabria nella parte continentale e la Contea di Sicilia. Secondo alcuni storici del diritto, la nascita del Regno di Sicilia nel 1130 permette alla storia siciliana e per osmosi a quella italiana di fregiarsi del primato di aver avuto il primo Parlamento inteso in senso moderno del termine, ossia come un'assemblea rappresentativa con poteri deliberativi. C'è un'altra caratteristica che rende questo Parlamento moderno. Infatti, sin dal 1130, quindi dalla proclamazione del primo re di Sicilia, proprio il re di Sicilia doveva essere proclamato esclusivamente dal Parlamento del Regno. In altri termini, la proclamazione del re era esclusivamente laica e collegata al suo rapporto diretto con i sudditi e non era un'investitura papale. Questa caratteristica permetteva sostanzialmente al re di Sicilia di non avere nessun rapporto che potremmo definire di vassallaggio né nei confronti dell'imperatore del Sacro Romano Impero né tantomeno nei confronti del Papa. E questo elemento anche nella storia del regno e nella storia del Sud Italia sarà molto importante per le mire espansionistiche di alcune famiglie e soprattutto per alcune politiche papali e imperiali. Dal 1130 quindi la storia del Sud Italia è strettamente legata con la storia del Regno di Sicilia, dapprima governato dalla dinastia normanna e successivamente dalla dinastia sveva, che ha visto in Federico II il suo più importante esponente. Fino a quando nel 1266, su invito di Clemente IV, che non amava tanto la dinastia sveva e voleva creare un vincolo di vassallaggio a suo favore nei confronti del Regno di Sicilia, Carlo d'Angiò prima occupò e poi conquistò l'intero territorio del Regno di Sicilia, venendo appunto proclamato dal Papa re di Sicilia ed eleggendo come sua capitale la città di Napoli, spostando quindi tutta la corte sostanzialmente
ufficialmente da Palermo a Napoli. Con la dinastia Angioina, le strade del sud continentale e della Sicilia a un certo punto presero direzioni diverse a seguito e a causa dei famosi Vespri siciliani del 1282. Infatti, in quell'anno, il Parlamento di Sicilia, che era stato fortemente depotenziato e delegittimato dal re Carlo I, andarono ad offrire la corona a Pietro III d'Aragona, marito dell'ultima esponente della dinastia Sveva di Sicilia. Pietro III d'Aragona, in quell'anno sempre, entrò in Sicilia, la occupò e la conquistò e venne proclamato dal Parlamento siciliano re di Sicilia. Sempre in quella data, ovviamente, Carlo d'Angiò rimase a Napoli e continuò a regnare sul territorio continentale sempre come re di Sicilia. Ma siccome il titolo di re di Sicilia era in entrambi i territori, Carlo continuò a regnare come re di Sicilia Citeriore, ossia Citra Farum, al di qua del faro di Messina. In altre parole, nessuno dei due re voleva rinunciare al titolo. Quindi dal 1282 la Sicilia fu assoggettata sostanzialmente al dominio aragonese, mentre la parte continentale seguì le sorti del dominio angioino di stampo feudale. Le strade dei due regni ritorneranno ad entrare in contatto quando nel 1442 Alfonso V di Aragona conquistò Napoli e di conseguenza, già titolare della corona di Sicilia, acquisì anche il titolo della corona di Napoli. Dal 1942 tutto il sud Italia, sebbene formalmente distinto in due regni sovrani, il regno di Sicilia Ultra Farum e il regno di Sicilia Citra Farum, regno di Napoli, seguì le sorti della monarchia aragonese prima e spagnola dopo, sotto forma appunto di vice reami, fino alla pace di Utrecht del 1713, che aprì la breve parentesi di dominazione asburgico-austriaca, intervallata da una brevissima parentesi sabauda per il solo territorio siciliano. Infine, lo stretto legame del Sud Italia con la Spagna fu ripristinato quando Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna, nel 1734 conquistò Napoli e fu proclamato re di Sicilia Citeriore. Nel 1735 fu proclamato dal Parlamento di Sicilia re di Sicilia. Con Carlo di Borbone avrà inizio la dinastia dei Borbone Napoli e successivamente dei Borbone Due Sicilie. Quindi dal 1735 le sorti del Sud Italia saranno strettamente legate alle vicende della dinastia dei Borbone Napoli e poi Due Sicilie, fino al 1861, quando ovviamente si estinse il regno di Napoli a seguito della proclamazione del regno d'Italia. Dopo questo breve excursus storico possiamo trarre diverse considerazioni. Il Sud Italia e la Sicilia in particolare possono vantare la prima forma di monarchia costituzionale in senso moderno. Dal 1282 al 1816 la Sicilia e il Sud Italia continentale sono stati assoggettati a due distinti regni sovrani, con due distinti ordinamenti costituzionali e corpi normativi. Mentre il Regno di Sicilia, sin dalla sua istituzione nel 1130 e fino alla sua estinzione nel 1816 per opera della fusione con il Regno di Napoli nel Regno delle Due Sicilie, ha sempre operato come una monarchia costituzionale di stampo moderno con un proprio Parlamento, il Regno di Napoli invece ha operato principalmente come uno Stato assoluto di stampo feudale. A questo riguardo, i famosi seggi di Napoli non possono essere qualificati come una forma di Parlamento, piuttosto come un antesignano dei consigli comunali, perché le funzioni dei seggi erano più legate alle attività amministrative della città di Napoli e non ad un ruolo di gestione politica dell'intero regno. Il Regno delle Due Sicilie alla fine è stato chiamato così perché di fatto nessuno delle due corone ha voluto mai rinunciare al vero titolo regio, ossia quello di Sicilia. Il Regno delle Due Sicilie è stato a tutti gli effetti uno stato assoluto, sebbene, soprattutto sotto Ferdinando I di Borbone,
uno stato assoluto illuminato. Nel 1816, poi, con la fusione dei due regni, è stato abolito il Parlamento di Sicilia. Alcuni storici del diritto ritengono che questo particolare evento possa aver indebolito la monarchia borbonica sul piano politico in Sicilia e possa essere stata anche alla base della collaborazione che i Mille di Garibaldi ebbero in Sicilia contro le truppe borboniche. Tutti noi sappiamo poi quello che è successo dal 1861 in poi, quando la storia del meridione d'Italia, Sicilia inclusa, è diventata la storia dell'Italia e in particolare la storia legata alla questione meridionale. Pertanto, quando al sud Italia si associano appellativi negativi legati all'arretratezza, alla criminalità, bisogna però ricordare che il sud Italia detiene tanti primati, non solo nel campo della letteratura o delle arti, ma, sembrerà strano dirlo, anche nel campo del diritto, proprio perché può vantare la prima forma di monarchia costituzionale intesa in senso moderno. Se vi è piaciuto questo video, fatecelo sapere nei commenti e soprattutto non smettete mai di supportarci. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!